Non lo sapevo, sapevo, ecco, sono in ritardo. Calma, Emma, respira. Volontà santissima, ma vuoi scattare? Vedi? No, già sei mancata. C'è sempre qualcuno che sa peggio di te. Povera Crista, però, eh. No, Emma, stavolta non puoi farlo. Già c'è i casini tuoi. Ognuno per sé, bella. Mi dispiace, ma quando io decido una cosa, la mantengo, eh. Quella non l'aiuto, manco morta. Ciao collega, problemi con le consegne? Sì, ancora per poco. Se sto cosa non riparte, niente più consegne, niente più problemi. Permetti, ho una certa dimestichezza con quello che sono i motorini che ti lasciano a piedi. Mm-hmm. Allora, la prima cosa da sapere su questi affari è che se non gli metti la benzina non cammina. L'ho appena fatta. Ottimo. Bene, ora passiamo alla maledizione della candela. Più sei di fretta è più facile che questa se ne venga. Scusa. No, vabbè, sei una santa, mi hai salvato, grazie. Figurati, per così poco, dai, poi se non ci aiutiamo tra di noi. Però io adesso devo andare perché ho... mi sa che hanno cambiato il nome della strada dove devo fare la consegna. Però mi raccomando, stammi su, allegra, perché secondo me la nostra dose di sfortuna per oggi l'abbiamo esaurita. Speriamo. E invece ho sbagliato perché la mia mi sa che è ancora a metà. La Libra se ne vuole proprio scappare. Vabbè, vabbè. Barbara, ciao, ti presento Emma. L'ho appena conosciuta, la mia collega. Merita una colazione super perché stamattina non gliene è andata bene una. Beh, dai, a parte conoscere Carmen. Piacere. Piacere, Barbara. Cosa desideri? Caffè, cappuccino o spremuta? Un bel cappuccino, mi raccomando, senza zucchero. Vado per il cappuccino. Oh, Carmen, qua le cose stanno andando alla grande, eh? Le iscrizioni allo Speed Day sono tantissime. Hai visto? Tu pensavi che non ci veniva nessuno. È la prima volta che qua al Vulcano si organizza una cosa del genere. Ma sai che carino qua? Non c'ero mai stata. A proposito di incontri. Ecco qua. Cappuccino e pasta. Tu mi hai detto che sei single. Ah, prego. E perché non partecipa anche tu? Per carità, già corro tutto il giorno per lavoro, ci manca pure che vada di fretta con gli uomini. Allora perché già hai partecipato 4 volte? L'importante è non aspettarsi niente, è solamente una possibilità in più. Carmen, ti ringrazio, ma ti giuro, non sono ancora ridotta così male. No, diciamocelo, dai, la verità è che sei ridotta malissimo. Ancora un po' e cominci a seguirle per strada, gli uomini. Sai che ti dico? Io mi ci scrivo, tu pensaci, eh? Vabbè, dai, se ti fa piacere, scrivi anche a me, continui. Grande! Sono sicura che troverai il tuo principe azzurro. Tesoro, guarda, mi basterebbe anche uno stagliere beige. Guarda, caccia, che so, verdino chiaro. Senti, Carmen, mi puoi spiegare come funziona questa cosa? Sì, allora, innanzitutto devi pensare che è un gioco. E quando il gioco si fa duro, i duri giocano. Vabbè, comunque voglio dire, la vita è un gioco, no? Senti, ma questa cosa, invece di farla durare 200 secondi, che non la facciamo durare 200 minuti? E ce ne andiamo io e te in un bel ristorantino, volendo anche alla mensa universitaria. Ah, a proposito, 5 è il mio numero fortunato. Ah, sì. Invece lo sai che cos'è il 23 nella smorfia napoletana? No. O scema. Polenta santissima, c'è uno che mi sta puntando. Certo che strano, è strano. Pure messo male. Sai che ti dico? Meglio una cozza oggi che nessuno domani. E certo, questo numero è come averci il marchio. Polenta santissima. Carino il moretto. Allora, siete pronti? Allora, le regole conoscete tutti? Le donne dovranno rimanere al loro posto, mentre gli uomini dovranno scalare il posto allo scadere del tempo. Avete capito? Siete pronti? Pronti? Via! Perché sembra facile conoscersi, ma conoscersi è un'arte. Capisci cosa voglio dire? Per esempio, prendimi. Avresti mai immaginato che sono un timido? Ecco, io sono un timido. Sì, è così. Lo sapevo, non ci avresti mai creduto. Sì. E se il moretto se la prende una prima di me? Quante ne mancano? Una, due. Invece in fondo ho un... Dai, concentrati su quello che gli dici quando arriva a parlarti. Però il numero 13, eh? Beh, il più fortunato e la più iellata. Sai cosa c'è? Alla fine le opposte si attraggono. Ehi, hai capito cosa voglio dire? Sono maligni, perché dicono che è un brutto carattere. Scostante, invidioso.
Oh, ma mi stai sentendo? È anche un po' egoista, ma sono solo maldicenze. Se avessi un amico, te lo potrebbe confermare. Ben arrivato. Lo sai che quello è il mio numero fortunato? Piacere di averti conosciuto. Fabio! Ecco. Oh, mamma mia, da vicino è ancora più carino. Ok, calma e gesso. Non fare l'idiota e dacci dentro, perché non devi fartelo scappare! Quanti anni hai? 25, digli 25, dai! 30 quasi. Quasi però, nel senso che manca ancora un po' il compleanno. E cosa fai nella vita? Emilia, giusto? Andiamo bene, già sei dimenticato come ti chiami. Emma. Emma, sì, no, scusa. Sì, cosa fai? Digli che ti manca un esame e poi ti lauri, che vuoi fare la giornalista. Dai, diglielo. Ma niente di speciale, in realtà consegno buste e pacchi. Però sto cercando qualcosa di meglio. Brava, sei un genio, ma la parte della disoccupata frustrata ti è riuscita alla perfezione. Vai così. E è la prima volta che partecipi, sì, insomma, a uno speed date. Ecco, questa è la domanda trabocchetto. Digli di sì che non hai bisogno di tutti questi trucchi perché tu hai le file degli uomini che ti vengono a bussare. Dai, diglielo. Sì. E no. In che senso sì e no? Nel senso che questa sarebbe la quarta volta. Ma sei una bestia, ma cosa devo fare con te? Basta! Stai zitta, non vedi che ride? Hai detto qualcosa, scusa? Parla, muoviti, dai, non rimanere lì a bocca aperta come un merluzzo. Dai! Dicevo, tu invece cosa fai nella vita? Io faccio il giornalista. Non ci posso credere, ma veramente? Tempo scaduto, ragazzi! Cambio! No. Incontro l'uomo della mia vita e lo perdo dopo 3 minuti. Non è giusto. Ragazzi, 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 silenzio! Silenzio, ragazzi, vi vado a leggere gli ultimi abbinamenti del gioco allora, eh? Allora, i numeri. 13, 17, ti prego, ti prego, ti prego. 13, 17, ti prego. 24, 13, 17. 12 e 21. Ecco qua. Lo sapevo. Fine del sogno. Grazie ragazzi! Vi aspetto al prossimo speed day, eh? Mi raccomando. Il 23, tutti tranne uno. Il numero 23 è stato squalificato. Perché invece di segnarne una di preferenza, ne ha segnate ben 6. Posso fare se qua è pieno di belle femmine, no? Ehi, e queste altre 5 da dove sono uscite, eh? E non ero io la donna dei tuoi sogni? In effetti sì, sai, l'ho fatto solo per farti ingelosire. Belli capelli, eh? Ah. No. No, ragazzi, fatemi capire una cosa. Questa sarebbe l'idea straordinaria che rivoluzionerà il modo di incontrarsi dei giovani, perché... Ma amiche, rilassati, dai. Io mi sono divertito, dove passare? Ho fatto un sacco di risate. Vabbè, io adesso vado. Oddio, Emma, date una mossa e bloccalo. Perché se te lo lasci scappare adesso non lo rivedi mai più, capito? Dai, vai, vai. Scusa, ciao, ti ricordi di me? Sono la numero 17. Quella che vuole fare la giornalista. Non mi sembra di averlo sentito. Infatti non l'ho sentito perché non l'ho detto, però l'ho pensato, che non è facile, poi in 200 secondi io poi che sono, insomma, mi confondo, mi impiccio. È stato un piacere, scusa. No, che ho sempre sognato a conoscere un giornalista vero. Insomma, mi piacerebbe farti leggere qualcosa di mio. Sai, il parere di un professionista potrebbe essermi di grande stimolo, darmi una carica in più. Capisci quello che voglio dire? Sì, sì, guarda, lo capisco perfettamente, solo che io in questo momento non ho tempo e... Senti, facciamo una cosa, un giorno di questi vieni al giornale con un po' di materiale e ne discutiamo insieme, d'accordo? Ok. Ciao. Ciao. E vai, è fatta! Diceva il mio oroscopo, l'amore, lavoro, 5 pallini. Insomma, c'era qualcuno che ti piaceva? No, sarà che dopo quello che mi è successo con gli estranei ci vado un pochino con il piombo. Perché? Che ti è successo? No, niente, ho fatto un po' la scema con uno... Io ho scoperto che era un prete. Ma dai, non ci credo. Credici, che insomma era quasi un prete, ma volevo sprofondare. Mi dai una mano? Sì. A me uno che mi piaceva c'era. Michele Saviani? Ahia! Mi vuoi massacrare un piede? Scusami. Si vedeva tanto? No, 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 no.
Te lo sei solamente mangiato con gli occhi? Ecco, lo sapevo, sono stata troppo sbagliata, che figura! Sto scherzando! Ho guardato le schede e ho visto che hai segnato il numero di Michele. Tu lo conosci, no? E che tipo è? È un bel tipo. Un po' troppo serio per i miei gusti. Però a chi piace? A me da morire! Dai, che altro mi dici di lui? Perché ti posso dire che fa il giornalista, lavora sempre. E per quanto riguarda il lato sentimentale... Dai, spara, lo so, sono pronta al peggio. Cos'è, sposato? È bigamo, è gay? Si è però lasciato con la ragazza. Non ci posso credere. Giuro. Senti, prima quando mi ha salutato mi ha detto di passare da lui al giornale. Ma magari l'ha detto così. Ma non esiste proprio, lui è uno preciso. Se ti ha dato appuntamento ci devi andare, assolutamente. E stai ancora qua? Vabbè, d'accordo, taglierò la fine, dai. No, Michè, non hai capito. Non era questo il pezzo che volevo. Il tono è spocchioso, sono cose dette e stradette. Aldo, io scrivo quello che penso, non posso essere nella tua testa. E allora significa che stai invecchiando male? Stai diventando pesante, Michè! Senti, invece di continuare ad insultarmi, perché non mi rimetti sulla cronaca? Te l'ho detto fino alla nausea, io queste cose non le so scrivere, non ci riesco. E no, mi dispiace, ma questo non è un atteggiamento professionale. Questo... Sì? Permesso. Sono venuta. Numero 17. Cioè, il numero ora non c'è più, è che... Insomma, mi avevano detto che eri qui. Ah, dunque, questa storia degli appuntamenti lampo funziona. E le persone, dopo un primo incontro, si cercano, si incontrano. È bello, no? Bellissimo. Però io sarei qua in realtà più che altro per motivi professionali. Ah, e di cosa si occupa lei? Faccio la fattorina. Sì, cioè, in realtà sono un aspirante giornalista e insomma sono venuta qui per fargli leggere i miei articoli. Ottima idea! Michele è sempre molto disponibile con i giovani, sicuramente ti darà una mano. Allora posso. L'ultimo l'ho scritto proprio oggi, parla dello speed date, ci sei anche tu. Ah, lo speed date. Vabbè, ne leggerò qualcuno e poi ti dirò quello che penso, va bene? Magari quello sullo speed date gli do uno sguardo prima io, se non ti offende la cosa. Ma figurati, Aldo, sei il capo. Sì, è quello lì, è il primo. Ah, è possibile incontrare l'anima gemella in soli 200 secondi? I sostenitori dello speed date sono convinti di sì. L'idea, ovviamente made in USA... è venuta ad un rabbino per incrementare i matrimoni all'interno della comunità ebraica. Statistiche, afferma uno dei promotori dello speed date in Italia, dicono che per piacersi bastano 10 secondi. Noi ne offriamo 200, cosa volete di più? La bruna sorride al giovane tenebroso. Forse stasera una scintilla è scoccata. Oddio, fa schifo, lo so, eh. È banale, superficiale, è un disastro. Ma non è un articolo, è un disastro. Complimenti. Allegro, friccicarello. Lo posso tenere? Scherza. Sono felice, grazie. Cioè, veramente, grazie. Scusi, è che sono un po' maldestra. Lasci, ci penso io, lasci pure. Sì, forse è meglio. Grazie di cuore. E insomma, noi ci vediamo presto. Grazie, Bene, Aldo, grazie. Se volevi umiliarmi ci sei riuscito perfettamente. Non era la mia intenzione. Quella ragazza, per esempio, non ha esperienza, eppure il suo pezzo era gradevole, no? Scritto con entusiasmo, con leggerezza e soprattutto con buona volontà, il che in questi casi non guasta. E queste sarebbero le qualità che fanno un buon giornalista. Dai, Aldo, forza, smettiamola, che intenzioni hai? Mi vuoi rimettere sulla cronaca, sì o no? E questo che cosa sarebbe, un out-out? Ma non ti è venuto in mente che in cronaca ci sta gente più brava di te? No, Perché sei presuntuoso. Mica nel mondo è pieno di giovani giornalisti preparati e soprattutto molto più motivati di te. Tu lavori qua dentro perché io ti voglio bene, perché ti stimo. Invece di ringraziarmi mi aggredisci. Beh, è stato chiaro. Allora vorrà dire che sarò chiaro anch'io. Se queste sono le condizioni, mi dispiace, ma io qua dentro non ci rimango, Aldo. Me ne vado.